120 opere d'arte sacra, una selezione della cinquantennale attività di Giancarlo Magri e circa 200 disegni preparatori di opere dipinte da Tiburzio Donadon è il contenuto di La Bottega del Sacro, opere di Tiburzio Donadon e Giancarlo Magri. L'esposizione, organizzata dal Centro Culturale Augusto Del Noce, è patrocinata da Comune e Provincia, con il sostegno di Fondazione Krupp, Friuladre e altri sponsor privati, punta a far conoscere la bottega di Donadon, fucina d'artisti nel cuore del secolo scorso, continuata dall'ultimo suo garzone, Magri. Sono documentati 100 anni d'arte sacra, riletti nel ricco catalogo da Angelo Crosato per quanto riguarda Donadon e da Fulvio Dell'Agnese per quanto concerne Magri. L'assessore comunale alla cultura, Claudio Cattaruzza. Questa mostra conclude un trittico di mostre che sono state fatte in onore di Giancarlo Magri e che hanno sviscerato un po' la sua attività sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista del restauratore. In questa mostra si presentano i disegni che hanno come oggetto le figure sacre, quindi i lavori che sono stati fatti nelle chiese o nei luoghi di culto. Quello che colpisce, diciamo, molto al di là dell'opera di Giancarlo Magri sono i disegni di Tiburzio Donadon, che dimostrano la valenza di questo grande artista e soprattutto dimostrano come questa simbiosi tra maestro Donadon e allievo Magri abbia prodotto dei frutti qualitativamente molto interessanti e artisticamente molto importanti. Quindi rinnovo l'invito a tutti a venire a visitare la mostra, che rimarrà aperta al convento di San Francesco fino al 25 gennaio prossimo.